Dopo due settimane di intensi negoziati, Bruxelles ha raggiunto un accordo con Polonia, Ungheria, Romania, Bulgaria e Slovacchia sulle esportazioni di grano ucraino. La notizia è stata confermata dalla Presidente della Commissione europea e dal Vicepresidente per gli affari economici. Secondo Ursula von der Leyen, l'accordo preserverà sia la capacità di esportazione dell'Ucraina, in modo che possa continuare a nutrire il mondo, sia i mezzi di sussistenza degli agricoltori in Europa. Polonia, Ungheria, Slovacchia e Bulgaria hanno limitato le importazioni di prodotti ucraini all'inizio di questo mese, a seguito delle proteste degli agricoltori.